Buonasera e buon pomeriggio, anzi a tutti gli amici di Centro Studi Dialogo e a tutti coloro che ci seguono in questi incontri sul web. Oggi è un incontro veramente speciale, l'abbiamo chiamato special, ma è veramente speciale perché siamo in collegamento con la Catalogna per analizzare quello che è stato il voto della scorsa settimana per le elezioni al Parlamento catalano. Siamo in collegamento con un esponente del board del segretariato nazionale dell'Assemblea nazionale catalana, Manuela Mazzeo, che ringraziamo particolarmente per essere intervenuta. E già che siamo in ringraziamenti, ringraziamo anche Toni Orpinel dell'Assemblea nazionale catalana d'Italia e Abel Riu dell'Assemblea internazionale che hanno collaborato con noi nel rendere possibile questo incontro. Buon pomeriggio, Manuela, e grazie mille di essere intervenuta. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille per questo invito, tante grazie da parte dell'Assemblea Nazionale Catalana, dalla Commissione Internazionale e da tutta la struttura. È un onore per noi stare al centro di studi dialogo e avere appunto l'opportunità di dare di aprire appunto questa finestra all'Italia riguardo ciò che è accaduto nelle nostre elezioni. Io è da diversi anni che faccio parte dell'Assemblea Nazionale Catalana, questo è il mio secondo mandato e mi occupo soprattutto della parte internazionale. Quindi per me è veramente un onore poter essere il portavoce oggi delle post elezioni e delle elezioni che sono avvenute domenica scorsa. Benissimo, tra l'altro un inciso, Manuela è di origine sarda, come tutti avranno capito dal suo cognome, e noi qui ci allacciamo anche ai video e alle interviste che abbiamo fatto ad esponenti sardi, che sono state anche molto gradite dai nostri ascoltatori. Dunque, parliamo delle elezioni di domenica. Le elezioni di domenica si sono svolte a causa della terza defenestrazione, diciamo, di un presidente della Catalogna da parte della magistratura, da parte dei tribunali spagnoli. Quindi non una questione politica, diciamo, ma una questione giudiziaria. Quindi la Catalogna ha dovuto andare al voto. Ma in che clima, in che situazione è andata al voto, Manuela? Perché sappiamo che c'è la questione Covid, c'è la questione prigionieri politici, c'è la questione esuli, cioè ci sono molte questioni che possono pregiudicare e mettere anche in difficoltà delle forze politiche che affrontano una campagna elettorale. Assolutamente. Diciamo che io credo personalmente, ma anche a livello generale, è stato detto che queste elezioni sono state delle elezioni veramente difficili, una preparazione delle elezioni molto difficili. Prima di tutto, proprio come hai appena detto tu, Alberto, siamo arrivati a queste elezioni per una pressione da parte della magistratura, un obbligo un'altra volta di ripresentarci all'elezione e di trovare un altro presidente della Generalitat, con tutta una situazione non favorevole, che è appunto quella della pandemia, con una situazione di livello e di disagio sociale che metteva in discussione tanta realtà con dei prigionieri politici in esilio e con una campagna elettorale che non ha avuto minimamente delle condizioni idonee per poter essere realizzata. Non c'erano degli atti in pubblico, non c'era, la maggior parte degli atti in campagna elettorale sono stati degli atti online. Diciamo che si è perso un po' quella parte umana che tutti sono abituati a vivere nelle elezioni, che tutti sono abituati a essere partecipi nelle elezioni, e tutto questo è venuto a mancare, per non parlare di una grande pressione, di un grande controllo da parte del governo centrale, che stava molto attento a cercare o degli errori o di andare contro la possibilità di realizzare appunto delle manifestazioni o degli atti pubblici. Un'altra cosa che tengo a dire è molto importante, che quest'anno dall'estero, tanto dalle ambasciate o comunque dai catalani che vivono all'estero, ci sono arrivati molte difficoltà per il voto. Quindi non hanno avuto tante facilità, tanto per quanto riguarda nelle ambasciate che nei consolati, nel poter accedere al voto o nel poter appunto votare. Quindi diciamo che ci sono state difficoltà un po' trasversali, oltre a una paura, diciamo, per quanto riguarda le votazioni in sé e l'andare alle urne,
Proprio perché ci sono state molte astensioni all'inizio del poter partecipare ai seggi elettorali, dovuti a questa paura ovviamente del Covid, dovuti a paura delle norme sanitarie o del non rispetto. C'è da dire che personalmente mi sono presentata in alcuni seggi per vedere certe situazioni e tutte le aree rispettavano particolarmente la normativa Covid, comunque con diverse distanze, dei controlli sanitari, delle facilitazioni per delle persone che magari erano diversamente abili o comunque delle persone anziane. Quindi diciamo che anche lì c'è stata tutta una dinamica per fare in modo che le persone si sentissero sicure nel momento del voto. In generale c'è stata una tensione sociale e politica, cioè non è stato facile poter andare al voto, e un'altra volta la gente si è sentita in una situazione di disagio di dover rivotare un presidente che appunto era stato dimesso. È vero anche che bisogna dire che in queste elezioni rispetto al 2017 c'è stata una grandissima astensione. Un'astensione maggiore a quella che normalmente si è presentata in altre situazioni, no? Ma un messaggio veramente positivo che io comunque voglio dare a tutti è che ci ha vinto l'indipendentismo, cioè ha vinto il movimento indipendente a livello globale, nonostante comunque il Partito Socialista è stato il partito che ha avuto maggiori voti, no? Ma i seggi, cioè, sono arrivati in parità con la schiera repubblicana e poi comunque noi abbiamo ottenuto 74 seggi in totale. Quindi la risposta della popolazione, la risposta catalana è abbastanza evidente, è abbastanza chiara. Nonostante tutta questa difficoltà nella pandemia, nonostante tutta questa pressione politica, giudiziale e sociale. Ecco, benissimo. Allora, ringraziamo già Manuela per questa schermata che ci ha fatto su questa campagna elettorale abbastanza anomala e tra l'altro molto corta, perché anche qui ci sono state delle richieste di spostamento, degli interventi, mi pare, della magistratura che hanno bloccato questi spostamenti. Cioè, anche qui c'è stato veramente un braccio di ferro nei confronti della magistratura. Dunque, abbiamo detto, ci ha già anticipato Manuela, che il risultato, nonostante l'aumento dell'astensione, nonostante tutte queste difficoltà, è stato particolarmente soddisfacente per il settore, chiamiamolo, indipendentista dei partiti catalani. Ricordiamo che i partiti sono andati per conto loro, cioè ognuno è andato rappresentando il proprio partito, non c'è stata una grande coalizione e questo personalmente lo trovo anche giusto e giustificato, perché è giusto che ogni partito rappresenti il pensiero dei propri elettori e ci sono, sappiamo benissimo, sensibilità diverse anche all'interno del cosiddetto fronte indipendentista. Il risultato è stato brillante, molto brillante direi, e in poche parole l'indipendentismo catalano ha superato il 50%, una soglia mai raggiunta e giustamente, come anticipava Manuela, ha raggiunto 74 seggi, quello che forse è ancora più importante, perché dovrebbe avere un vantaggio nei confronti del settore unionista. Ecco, ci puoi illustrare in modo più specifico i risultati dei vari partiti, a partire appunto dal fronte indipendentista, sia ad arrivare nel fronte unitarista, all'ingresso a qualcosa che forse i catalani indipendentisti non si auguravano, ma all'ingresso di un partito dal nome Vox all'interno del Parlamento di Catalogna. Sì, diciamo, come hai detto tu Alberto, come ho detto prima, è vero che il voto indipendentista è stato maggioritario con 74 seggi, ma è anche vero che queste elezioni possono avere un'analisi un po' particolare, no? Come ben hai detto, l'entrata di un partito Vox di estrema destra, che ha comunque spaccato, se vogliamo dire, una società, cioè che Catalogna non è mai stata di destra. Per la prima volta che si presenta Vox alle elezioni riesce a ottenere 11 seggi,
E questo, o meglio, la lettura che le si può fare a tutto questo, è ovviamente una frammentazione di quella che comunque è sempre stata la destra, spagnola, una perdita di voti, no? Soprattutto analizzando i voti che ci sono stati, i voti di Ciudadanos sono quelli che sono mossi più che altro a Vox, anche parte del voto del Partito Popolare, perché si presume comunque che la società catalana che ha votato Vox si sia schierata maggiormente a destra come uno schieramento contro comunque l'indipendentismo. Diciamo che in questa analisi elettorale si vede chiaramente un'area, il movimento indipendentista, un movimento di estrema destra e un partito socialista che si può considerare come quel partito che in questo caso è un po' appunto un'unica via di mezzo. In altre due aree molto più schierate, che hanno un'idea molto più, non dico molto più chiara, che hanno un'idea nel territorio e che hanno ottenuto i maggiori consensi, no? Cioè nel senso l'indipendentismo. Vox, senza ombra di dubbio, è una situazione che preoccupa, cioè nel senso avere 11 seggi in una realtà che non è mai stata di estrema destra preoccupa. Credo che l'impegno indipendentista in questo caso e a partire da questo momento sarà veramente riuscire a far vedere il diverso paese che si intende per Catalogna e un rifiuto assoluto per quello che comunque l'estrema destra e per quello che rappresenta comunque l'estrema destra, ecco. Certo, abbiamo visto, così dando un'occhiata veloce ai risultati, che praticamente Ciudadanos è praticamente quasi sparito, il Partito Popolare raccoglie proprio le briciole ormai, ecco, c'è stata questa radicalizzazione della destra su Vox, cosa che purtroppo era già avvenuta anche in altre nazioni della Spagna, pensiamo un po' all'Andalusia, pensiamo un po' a queste realtà. Abbiamo visto, onestamente bisogna dirlo, un buon risultato del Partito Socialista Catalano. Ora, cos'è rimasto? Perché noi ci ricordiamo del Partito Socialista Catalano. Rappresentato a suo tempo dal sindaco di Barcellona Maragall, eccetera, cioè era un partito comunque che aveva qualche settore, chiamiamolo federalista, qualche ispirazione federalista. Se non mi sbaglio, qualche anno fa, addirittura alle Cortes di Madrid, il Partito Socialista Catalano aveva chiesto di poter fare un gruppo differenziato da quello che era il PSOE nazionale presente allora, cosa che ovviamente fu negata, ma però ricordiamo che comunque il Partito Socialista Catalano è sempre stato un po' differente. Questa volta com'è andata? Cioè, cos'è questo Partito Socialista Catalano ormai? Io credo personalmente che, o meglio, io credo che il Partito Socialista Catalano di oggi, e anche il Partito Socialista Catalano che si è presentato alle elezioni, è un partito socialista molto più vicino al PSOE. Nel senso, nonostante sempre si sia identificato e differenziato in Catalogna come molto più rappresentativo, forse del territorio catalano, questa volta i votanti l'hanno visto più che altro come rappresentativo del governo spagnolo. Questa è stata la sensazione che comunque hanno avuto tutti e che c'è stata. E come si diceva, è vero che in questo caso, in questa elezione, il Partito Socialista ha avuto un 44.000 voti in più rispetto al normale, o meglio, scusa, no, rispetto alle ultime elezioni del 2017, e questo è stato comunque il muoversi di alcuni voti che erano il muoversi dei voti unionisti. Quelli che magari appunto potevano anche confluire o venire da Ciudadanos, poi si sono mossi nel Partito Socialista. Il Partito Socialista ha fatto una campagna proprio contro l'indipendentismo, nel senso che diceva che arrivava il vaccino per l'indipendentismo. Quindi diciamo che è particolarmente schierato verso quello che è il Partito Socialista Spagnolo e non verso quello che poteva essere magari qualche anno fa il Partito Socialista Catalano. Certo, un'altra annotazione, mi sembra che quantomeno in Catalogna i partiti
il partito, diciamo, chiamiamolo in sede nazionale Podemos, mi pare che in Catalogna si chiama Podem o qualcosa del genere, non abbia raccolto più di tanto. Ricordiamo che è il partito che esprime il sindaco di Barcellona, quindi a suo tempo ha ottenuto un ottimo risultato. Tu pensi, come altri osservatori, che siamo a una parabola discendente e che questa parabola discendente in Catalogna corrisponda anche al fatto che Podemos governa a Madrid nel governo centrale insieme al Partito Socialista? Ma io credo che, cioè, è verissimo che in queste elezioni c'è stata un po' ascendenza per quanto riguarda il partito, e inoltre credo che queste elezioni siano state un po' delle elezioni con dei posizionamenti chiari, no? Cioè, nel senso, quello che è l'indipendentismo e quello che l'indipendentismo non è. E in questo caso si stanno aprendo comunque anche delle negoziazioni con Podemos. Ma non so esattamente sino a che punto un governo catalano indipendentista voglia qualcuno dentro il governo che comunque non rappresenti soprattutto i valori di o indipendentismo o di autodeterminazione o non sia, diciamo, in linea con. In questi giorni si sta cercando di capire esattamente quali, cioè si stanno aprendo dei dialoghi, si sta cercando di capire come verrà creato poi il futuro governo. E io credo che Podemos e Podem in comune rimane sempre un po' nel mezzo, no? Cioè, nel senso, non si capisce mai dove esattamente si schiera. Effettivamente poi alle elezioni precedenti ci hanno detto, cioè, non è stato il partito che ha vinto le elezioni, ma poi il partito che è arrivato al governo. Quindi vedremo un pochino in questo caso. Per quanto riguarda appunto possibili scenari del futuro governo, senza ombra di dubbio, sia Esquerra Repubblicana che comunque Junts hanno detto che vorrebbero un governo indipendentista. Ora vedremo un attimo dopo, appunto, questa settimana forse di negoziazioni, quale sarà il governo che più rappresenterà in modo trasversale tutto il territorio e anche quelle che sono appunto gli ideali comuni. Certo, ricordiamo per i nostri ascoltatori che nell'ambito del movimento indipendentista un seggio dovrebbe essere il vantaggio di Esquerra nei confronti di Junts per il sì, Junts per Catalunya, del presidente Puigdemont, che sta in esilio a Waterloo. Quindi comunque il risultato, diciamo, che è stato abbastanza buono per entrambi. Poi nello schieramento indipendentista c'è la CUP che ha un po' di posizioni leggermente diverse, ovviamente, perché esprime un altro anche tipo di elettorato, ma speriamo che appunto si giunga a una sintesi, ad un governo che possa riprendere un cammino che è stato lasciato a metà. L'unica annotazione, ecco, sotto l'aspetto pro-amnistia, mi pare che, ecco, in quel caso Podem abbia, diciamo, una sensibilità più vicina ai partiti indipendentisti. Quindi, ecco, forse sotto quell'aspetto potrebbe essere utile a questo blocco indipendentista. Tu cosa ne pensi? Ma io credo che la volontà da parte del blocco indipendentista è riuscire a creare un governo dove comunque ci sia veramente un blocco indipendentista più ampio possibile e dove ci siano dei punti convergenti. Si è sempre parlato di universalità e questa linea, che può essere comunque l'amnistia nel caso della CUP, potrebbe essere appunto una linea di unione che unisce in generale tutto il sistema, tutto il movimento indipendentista. Poi si dovrà vedere eventualmente come gestire anche altri valori o altri progetti, ma io credo che l'importante è iniziare tutti con un buon intento, con degli intenti comuni, con delle idee comuni, e è possibile, essendo comunque realtà diverse, che magari in determinati momenti o in certe decisioni qualcuno possa esprimersi in modo diverso. L'importante, credo, in questo momento è presentarsi solidi,
con l'obiettivo comunque dell'indipendenza. Ecco, ovviamente ce lo auguriamo tutti. Allora, abbiamo detto all'inizio che Manuela è nel direttivo dell'Assemblea Nazionale Catalana, una grossissima entità che ha al proprio interno molta della società civile catalana e che insieme ad altre organizzazioni come Omnium Culturale, eccetera, è stato un po' il motore della spinta indipendentista. Sappiamo che abbiamo visto che ci sono molte iniziative anche di carattere fiscale da parte di Assemblea. Dunque, dividiamo un momentino le cose. Quali sono, secondo te, le iniziative che Assemblea prenderà per creare, diciamo, una sorta di pressione morale nei confronti dei partiti politici anche del settore indipendentista e quali sono invece, se ci puoi dare qualche anticipazione, le mosse di assemblea in altri settori che però riguardano sempre il confronto fra la Catalogna e lo Stato centralista. In questo momento, cioè l'Assemblea continuerà ovviamente a svolgere il suo ruolo nella società civile e in modo trasversale, attraverso quelle che sono appunto dei progetti come per esempio Eines de País, che è stato un grande progetto che abbiamo realizzato in tutto il territorio, che ha avuto grande riscontro e un ottimo riscontro. Continueremo comunque a essere molto presenti dentro il settore impresariale, imprenditoriale. E c'è anche tutta la parte della fiscalizzazione. Si sta avanzando con cercare di fiscalizzare e avere comunque una fiscalizzazione catalana che possa comunque essere sorretta nel territorio e quindi che le imprese possano decidere dove versare appunto i propri contributi, con la finalità di che rimangano appunto nel territorio. Credo che noi come assemblea appunto continuiamo a sentirci responsabili nel essere presenti soprattutto dentro la società civile. Nel tessuto, no, sociale, ma anche economico, e dare un supporto, sino a dove comunque appunto certi partiti non possono arrivare, perché noi comunque dentro la società svolgiamo un ruolo diverso. Altre attività, senza ombra di dubbio, dunque noi come struttura non siamo presenti solo in Catalogna, ma anche all'estero in diversi paesi dove comunque ci sono una sorta di appunto assemblee esterne. Che svolgono un po' lo stesso ruolo che noi svolgiamo qui in Catalogna. Quindi altre attività saranno sempre di più potenziare queste relazioni con l'estero, potenziare relazioni diplomatiche e paradiplomatiche e soprattutto riuscire a ottenere un riconoscimento della Catalogna come Stato, soprattutto da altri Stati internazionali. Questo da parte della Commissione internazionale, da ciò che comunque riguarda il lavoro internazionale, quello che continuerà a farsi. E cercheremo comunque di avere sempre maggiori sostegni da parte di altri paesi che vedono appunto la Catalogna come un prossimo paese, un prossimo stato. Oggi, per esempio, abbiamo, o meglio, tanto a livello internazionale, diversi paesi abbiamo ottenuto un grande supporto, un grande sostegno per quanto riguarda le elezioni, ma anche per ciò che sta accadendo, e ne approfitto solo per aprire una breve parentesi su Pablo Hasél. A livello internazionale abbiamo ottenuto veramente un grandissimo supporto e ci tenevo anche a ringraziare tutti i paesi perché è un qualcosa veramente di bello e spesso non si può capire quello che si sta vivendo qua. Certo, ricordiamo che il giovane rapper Pablo Hasél è stato arrestato ieri e tradotto in carcere. La sua colpa è quella di aver scritto e cantato delle canzoni nelle quali è stato visto un insulto alla monarchia e un insulto, diciamo, allo Stato. Quindi, diciamo, reati d'opinione. Abbiamo visto anche ieri la mossa del presidente spagnolo Pedro Sánchez, il quale si è impegnato a risolvere legislativamente il problema. Cioè, intanto Pablo Hasél ha raggiunto le patrie galere e, dalle quali speriamo che esca presto.
Ricordiamo che tra l'altro un altro rapper, Valtronic, si trova in esilio anche lui in Belgio, quindi diciamo è proprio una a dimostrare che non si tratta solo di una repressione di carattere politico, ma proprio una repressione trasversale. Cioè in carcere sappiamo che ci sono politici, dirigenti politici catalani, responsabili della società civile, dell'associazionismo e adesso anche un rapper. Quindi diciamo noi dalla nostra parte, dalla nostra piccola parte, cercheremo di contribuire quotidianamente a queste cause perché sono un reale insulto alla democrazia e alla libertà. Bene, a questo punto non ci resta che ringraziare Emanuela di averci dedicato un po' di tempo. Grazie a voi. Guardare sempre con attenzione, come abbiamo sempre fatto, alla questione catalana e augurarci che il nostro titolo, il titolo di questa trasmissione, sia profetico, la prossima fermata dell'autobus sia l'indipendenza. Grazie Emanuela e buona giornata. Buona giornata e tanti saluti a tutti da parte dell'Assemblea. Grazie.